Nel corso della riunione in remoto del Comitato Attivisti Siracusani è stato discusso e analizzato il nuovo regolamento Tari 2020 per la città di Siracusa. Questo per far chiarezza su alcune problematiche e incongruenze. È stato anche affrontato un problema riscontrato dai cittadini nel conferimento dei rifiuti differenziati nei centri comunali di raccolta. Sono emerse delle perplessità. Noi del Comitato Attivisti Siracusani, in una delle nostre riunioni, abbiamo ascoltato le istanze di diversi cittadini, i quali segnalano delle anomalie nel regolamento Tari 2020. Ascoltato loro, abbiamo deciso di scrivere agli uffici competenti del Comune di Siracusa, chiedendo un incontro, un confronto, per capire se ci sono delle anomalie o magari degli errori nel regolamento Tari 2020. Perché rispetto agli anni scorsi abbiamo notato che nei passati regolamenti era previsto un monte massimo di riduzione Tari fino al 70%, mentre il regolamento Tari 2020, leggiamo testualmente, qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, può usufruire di quella con percentuale maggiore. Quindi a noi sembra un'ingiustizia rispetto a quelle famiglie che magari in carico hanno persone diversamente abili, per cui riescono ad avere più riduzioni e pagare giustamente anche meno. Questa è una delle domande che abbiamo fatto. La seconda domanda era inerente al fatto che alcuni cittadini lamentano che nel momento in cui si recano presso i CCR per smaltire magari un ingombrante, alcune volte gli è stato detto che il software in dotazione non è in grado di gestire quel tipo di ingombrante. Esempio su tutti, i materassi. I materassi dal regolamento danno una contribuzione di 4 kg da poter scalare dalla parte variabile della Tari. Però nel momento in cui il cittadino giustamente si vede rimbalzato, quindi non riesce a lasciare quell'ingombrante e quindi non ha la riduzione Tari, per noi anche questa sembra un'ingiustizia. Noi abbiamo scritto appunto al Comune di Siracusa, ma ad oggi, 9 febbraio, abbiamo scritto in data 3 febbraio, dopo 6 giorni appunto non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Ci piacerebbe che venissimo appunto contattati, facciamo una bella riunione a cui facciamo partecipare le due parti e capiamo se ci sono delle anomalie e magari se riusciamo a correggere per il futuro questo tipo di anomalie, perché noi facciamo questo e aiutiamo i cittadini a trovare delle risposte alle proprie problematiche.